po' d'acqua. Dal mercato, l'acqua, non sappiamo dove ci troviamo. Questa è la linea della vita a Catania. Buongiorno, ora farò la barba. Va tutto benissimo, andrà tutto benissimo e io resto a casa mia, però fra un po' ti faccio fare i bisognini, giro l'isolato. Allora, io ho solo un quesito. Mi metto qui davanti a questa mappa del mondo antico. Lo volete capire che questo virus ci sta salvando la vita? Perché se continuavamo un altro giorno, 2 giorni con questo inquinamento, con queste macchine, con questi aperitivi del... con questo essere... Ehi, ciao, come stai? Il pianeta sta davvero male. Ci siamo abituati a nutrirci di sofferenze, ci siamo abituati a vedere cose atroci, non va bene così. Questo periodo di quarantena deve servire per capire come investire per ristabilire il pianeta, quindi uno, rimboschimento globale, che parti questo pensiero dall'Italia, 2, rispetto delle acque, quindi non dobbiamo più utilizzare detersivi cancerogeni, detersivi che contengono acidità per l'acqua. 3. Non ci deve essere più il rifiuto deve scomparire, dobbiamo riciclare tutto, plastica, ferro, vetro o addirittura non averne più di bisogno. Quindi prego le istituzioni, vi prego, ve lo dico di cuore, non cadiamo nel baratro degli appalti, gli ospedali. Gli ospedali diventeranno le nostre tombe se non facciamo un piano adeguato per ristabilire il pianeta. Vi volete svegliare? Buona giornata e andrà tutto bene, se ci svegliamo però. Buongiorno. vero, restiamo tutti a casa senza dubbio, ma il virus potrà arrivare anche a casa, ma senza dubbio che potrà arrivare anche a casa, ma come? Ma anche con una chiave che entra nella serratura, anche con un cerino, anche con uno spillo. Allora questo restiamo a casa, che è giusto che sia rispettato, portiamo le mascherine, che ci proteggono, sì, ci proteggono, ma dopo basta che... Noi prendiamo una monetina, il virus sì, ma usiamo i guanti, ma certo, ma basta che poi prendiamo la qualsiasi cosa, anche un pomodoro, il virus può passare attraverso il pomodoro, attraverso la qualsiasi cosa. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Che dopo arrivano a prelevarci a casa, come già è successo in altri paesi, e le persone pian piano scompaiono. Allora, siccome questo qua è un piano che sta accadendo, e dico, la salvaguardia del genere umano dove dovrebbe essere in un momento del genere, visto che la natura si è ribellata? Dovrebbe essere nel fare pace con la natura, quindi incominciare nuovamente a coltivare la terra, incominciare nuovamente a piantare alberi, a chiedere scusa, ma non da Catania. Da Catania far passare questo messaggio, ma a livello globale. Quindi siccome ora sento dire che questa pandemia aumenterà, la nevrosi aumenterà, quelli contro gli untori, quelli no, quello sì, quello no, panico, tutti quanti l'uno andrà contro l'altro, sofferenze, io direi ma perché non ci fate prendere una bella boccata d'aria e ci fate piantare alberi? Scusate, è una cosa folle, però io penso che le follie ci potrebbero salvare davvero la pelle. Buonasera, ma la cosa che mi chiedo è, ma davvero pensate che il problema oggi siano i soldi? Visto com'è? Non fanno altro che terminare video di protesta, di onore nei confronti dell'Albania, che è vero, è un bel popolo, ma non c'è un popolo brutto al mondo. Tutti stanno accanendo contro la Germania, la Spagna... Ma siete impazziti? Ma davvero credete che oggi il problema sia il denaro, i fondi? Questa è tutta una confusione che stanno mettendo nelle nostre teste. Io non guardo assolutamente televisione, il vero problema è oggi. E sappiamo benissimo che questo virus è un virus che proviene dal pianeta, non è stato creato in laboratorio, non... questo è chiaro, ci siamo fatte le adeguate ricerche. Quindi se proviene dal pianeta andiamo a curare la causa, i soldi, i fondi, i circoli e i tondi è tutto un gioco creato da un sistema che vuole rimanere al potere, ma purtroppo questo sistema ci ha portato in questa dimensione, ci apparteniamo un po' tutti, però chi più chi meno, io perlomeno me ne sono uscito da un bel pezzo, da un determinato pensiero consumistico, macchine, ponti, metro, spacchiamo tutto, è tutto nostro, prende a fuoco la foresta e chi se ne frega, mi prendo una granita, è distante, c'è una guerra lì, ah ma tanto qui chi mi ci porta. Ora siamo arrivati ad un punto di capolinea, dobbiamo ritrovare umanità. Quindi vi prego, smettiamola di schierarci, la Russia, la Germania, l'Italia, deve pensare per l'Italia, appunto. Cioè è inutile che chiediamo aiuti, facciamo, diciamo, tutto il mondo è in crisi. E poi soprattutto, quando io parlate di moneta unica, bot, fondi, cose a destra e a sinistra, ma è fantascienza, perché il denaro l'ha creato l'uomo, e ora come ora non è il problema di una nazione, ma è dell'uomo. Cos'è che intendo dire? Che non ha senso parlare per la prima volta al mondo c'è un problema globale e si parla di soldi e di fondi, ma di cosa state parlando? Ma siete impazziti? E ancora classificate le nazioni, no? Perché la Germania, siamo tutti inguaiati. Quindi dobbiamo trovare una soluzione, non andarci a scannare le guerre, ah domani ah, la Russia a posto, la Spagna no, la Grecia noi faremo, ma che discorsi sono, ma che vi state facendo impolpettare? Dobbiamo riprendere il pianeta in mano e purtroppo questi politici, pur di non perdere la poltrona, se ne vanno alla fossa e non ci sarà né giusto né sbagliato. Tutti quanti andranno alla fossa purtroppo. La violenza non si dovrà mai adoperare, però si dovrà trovare una strada. E la strada, l'unica strada che si può trovare è la salvaguardia del pianeta immediata, senza perdere tempo.